Emergenza sangue, una soluzione, la sensibilizzazione delle giovani generazioni, soprattutto per recuperare i gruppi sanguigni di cui c'è maggiore carenza, ovvero il gruppo zero. Si rivolge a questa fascia della popolazione, ovvero quella dei giovani, il progetto che l'associazione Fratres di Nocera Inferiore sta portando avanti nelle scuole del territorio, invitando i neo maggiorenni a donare in occasione di giornate specifiche promosse al centro trasfusionale dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Un modo per fare scorta di sacche prima che si debba ricorrere alle riserve in occasione dei picchi emergenziali che solitamente si verificano in estate. È importante che le associazioni si rivolgano per la raccolta sangue, in quanto noi già svolgiamo un'attività abbastanza intensa, infatti effettuiamo circa 5.000 donazioni annue presso questa struttura e chiaramente però la richiesta di sangue, poiché noi serviamo un bacino d'utenza che riguarda la ex Salerno 1, quindi lascio immaginare i vari presidi che richiedono. Abbiamo anche il reparto di oncoematologia dell'ospedale di Pagani che richiede effettivamente molte volte questa assistenza e quindi abbiamo necessità ovviamente di avere e di implementare il rapporto, ma soprattutto chiaramente questo ausilio che ci possa venire da parte di queste associazioni di volontariato. Il sangue è un qualcosa che non si compra, non si vende, non si fabbrica in nessuna industria, ma si dona. Quindi per compensare le richieste, che comunque sono sempre tantissime per le urgenze, per i malati cronici, per tanti reparti, le chirurgie, l'ematologia, il pronto soccorso, noi abbiamo bisogno di gente che dona. E questo progetto, diciamo, è importantissimo proprio per sensibilizzare i giovani alla donazione. Abbiamo avuto un bellissimo riscontro, fino adesso abbiamo già raccolto circa 200 sacche di sangue. Non smetteremo mai di continuare il nostro progetto perché veramente c'è tanto bisogno di sangue. E come ho detto per gli studenti, l'unico farmaco che non abbiamo qui in ospedale è il sangue. Il sangue o si dona o si dona, ma non si fabbrica. L'amico Fortino ci ha reso partecipe per questa iniziativa e noi come azienda abbiamo partecipato molto volentieri. Tra l'altro non è l'unica iniziativa, ma su tutto il territorio nazionale partecipiamo a questi eventi. Ne ho avuto bisogno io di donare, avevo bisogno di qualcuno che mi donasse del sangue e quindi sono pronta ad aiutare gli altri visto che hanno aiutato anche me.